La siccità e lo stato di emergenza al centro della conferenza delle regioni con il capo della protezione civile. Per l'assessore Stefano Aguzzi è necessario creare nuovi invasi e ripulire quelli esistenti, che ad oggi sono a meno di un terzo della loro potenzialità. Esami di maturità. Dopo il tema di ieri, gli studenti alle prese con la seconda prova scritta, diversa per ogni indirizzo. Alla fine ho fatto quello che riuscivo a fare. Ho fatto anche delle simulazioni a scuola con la prof e alla fin fine qualcosa in mente ci avevo. A Passaggi Festival in centinaia per Roberto Saviano, Franco Gabrielli e Mario Giordano. Stasera attesi in piazza Nando Dalla Chiesa e Gianni Cuperlo. Mondolfo conferisce a Francesco Guccini la cittadinanza onoraria, la consegna sabato sera nella piazza del Comune. Torna a Fanno il Palio delle Contrade, che si allarga anche al Pincio e a Piazza Amiani. Dall'1 al 3 luglio spettacoli, attività per bambini e accampamenti. Il venerdì si firma il gemellaggio con gli sbandieratori di Rastatt. Sabato va in scena la rievocazione storica del matrimonio tra Pandolfo III e Paola Bianca Malatesta. Buonasera e bentornati sul canale 19 per una nuova edizione di Occhio alla Notizia. In primo piano la siccità e la stretta contro gli sprechi. Abbiamo fatto il punto con l'assessore regionale Stefano Aguzzi, che ieri si è recato a Roma per discutere appunto della crisi e delle azioni da mettere in campo. Nelle Marche, ha detto, ci sono le condizioni per richiedere lo stato di emergenza. L'emergenza siccità sul tavolo di una riunione tra la conferenza delle regioni e il capo della protezione civile Fabrizio Curcio. Non piove da settimane e la situazione è sempre più critica. Non ci attendiamo un'inversione di tendenza dal punto di vista meteorologico, ha dichiarato Curcio. L'idea è quella di varare con un decreto lo stato d'emergenza e di creare una cabina di regia con le regioni per definire i criteri e gli interventi da adottare. Per le Marche, a Roma era presente l'assessore regionale alla protezione civile Stefano Aguzzi. Ieri il direttore della protezione civile Curcio ci ha detto che sicuramente si attuerà uno stato di emergenza, la possibilità di richiedere gli stati di emergenza secondo i territori, secondo le esigenze delle regioni. Saranno indicati nelle prossime ore i criteri e io credo che in questi criteri potrà rientrare anche la Regione Marche, perché si parla ovviamente della massima urgenza per quello che riguarda l'approvvigionamento idrico per usi civili, come noi facciamo qui Fano e Peso, che prendiamo l'acqua dal fiume Metauro per le nostre case. Poi per quel che riguarda i problemi della zootecnia, cioè animali al pascolo che non hanno più l'acqua, e anche su questo noi abbiamo dei problemi anche in questa provincia, ma soprattutto nel sud delle Marche, zona Sibillini. Ed infine per le questioni dell'agricoltura. Se noi prendiamo ad esempio sempre i nostri territori lungo il fiume Cesano è quasi già di fatto a secco e lì non potranno più irrigare i campi perché molto spesso prendono l'acqua autorizzata ovviamente dal fiume Cesano. Quindi noi potremo rientrare come Marche in questo stato di emergenza e sicuramente lo richiederemo nel momento in cui uscirà l'ordinanza della Protezione Civile Nazionale. Però di fatto non è che ci risolverà il problema, perché non è che ci portano l'acqua da Roma. Potremo magari rientrare in qualche ristoro, come dire, le spese sostenute per portare l'acqua con gli autobotti o per non poter irrigare i campi e perdere i raccolti, magari successivamente potremmo rientrare in qualche ristoro. Questa è la situazione. E secondo lei quali potrebbero essere le soluzioni? Io ho posto questa questione ieri. L'acqua va immagazzinata quando c'è, quando piove molto, quando fa neve poi si scioglie la neve, senza farla arrivare tutta esclusivamente a mare, secondo il normale ciclo della natura, magari creare degli invasi per poterla mantenere e poi utilizzarla rilasciandola poco a poco lungo le aste fluviali durante l'estate. E su questo ho anche detto che ci sono sul fiume Metauro, ad esempio, proprio parlato di questo, tre invasi, quello del Furlo, quello di San Lazzaro del Furlo e quello di Tavernelle, di Fossombrone, scusa, quello di Tavernelle, che non sono di fatto quasi mai state ripulite nei decenni scorsi. Di conseguenza oggi sono a meno di un terzo delle loro potenzialità. Se quegli invasi fossero tutti puliti così come erano originariamente, una crisi tipo quella di questa estate che noi abbiamo di fronte potrebbe essere del tutto evitata, perché magari un rilascio graduale di quelle risorse immagazzinate durante l'inverno ci garantirebbe l'acqua per tutta l'estate. Per lo meno, ha proseguito l'assessore, per l'utilizzo nelle nostre abitazioni. Aguzzi ieri ha proposto anche un'ordinanza della Protezione Civile per snellire queste procedure. E lì Curcio ha detto una frase così molto tranquilla, dicendo ci sono delle normative molto stringenti, difficilmente si potranno eludere, anche perché se no poi ci si fa del male. Si fa del male vuol dire che poi ci sono le solite indagini, le solite denunce dal punto di vista ambientale, eccetera.
Ciò non significa abbassare la guardia, puntualizzato, ma è difficile portare avanti queste iniziative che incontrano problemi anche per lo smaltimento dei materiali inquinati. Dunque, come si muoveranno i prossimi giorni? Quindi, per quel che riguarda il nostro territorio, noi sicuramente chiederemo ai comuni i prossimi giorni di porre delle ordinanze che vietino lo spreco di acqua. Quindi non si potrà lavare l'auto, non si potrà irrigare il giardino di giorno, come del resto è avvenuto lo scorso anno. Per quel che riguarda la programmazione futura, invece, io ho già convocato per il 30 di giugno Enel Green Power, che gestisce la diga di San Lazzaro, del Furlo e di Tavernelle, dove sono i tre invasi lungo il fiume Metauro, per iniziare a ragionare per l'ennesima volta, perché già è stato tentato più volte questo percorso, la pulizia di questi invasi. Sul Furlo c'è già un progetto di massima. Il problema, io li avevo già visti pochi mesi fa, il problema era dove portare le ghiaie e i fanghi che da lì verrebbero tolti. La provincia pare che abbia individuato dei siti possibili, io ho parlato proprio ieri col presidente della provincia, di conseguenza facciamo questo incontro e se ci saranno le condizioni, come io spero, faremo di tutto per questo, si potrà iniziare intanto la pulizia prossimamente di quella del Furlo, per poi proseguire magari con quella di San Lazzaro, di Fossombrone e di quella di Tavernelle. Se questo fosse possibile noi avremmo l'acqua, ripeto, anche per periodi lunghi di siccità, perché lì sarebbe immagazzinata in quantità considerevoli. I pompieri sono intervenuti ieri sera alle 22.30 in via Lubiana a Pesaro per l'incendio di un appartamento al terzo piano di una palazzina. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco che con autobotti e autoscala hanno attaccato l'incendio sia dall'interno che dall'esterno, riuscendo a domare le fiamme in breve tempo. Sono proseguite poi le operazioni di messa in sicurezza. L'appartamento per fortuna era vuoto al momento del rogo, ma è stato dichiarato inagibile. Sul posto anche i carabinieri e il 118. Divieto temporaneo di balneazione nel tratto di mare pesarese compreso tra la rotatoria più a sud di Viale Trieste e il sottopasso dei Gelsi. Lo prevede l'ordinanza emanata dal Comune in seguito ai rilevamenti compiuti da ARPAM che hanno segnalato il superamento di valore limite di parametri. Il provvedimento rimarrà in vigore fino a che i valori non rientreranno nei limiti previsti dalla legge. Come prevediamo accadrà in pochi giorni, ha dichiarato l'assessore alla sostenibilità ai Morotti. Stiamo cercando di capire le cause di questa situazione anomala insieme a Polizia Locale e Capitaneria di Porto. Passiamo all'esame di maturità che anche oggi ha visto impegnati nelle Marche più di 13.000 studenti. Già da qua ci ha intervistato alcuni ragazzi al termine della seconda prova, diversa per ogni istituto. Vediamo com'è andata. Anche la seconda prova è andata. Dopo il tema di italiano di ieri si sono conclusi questa mattina gli esami scritti di maturità. Oggi i ragazzi hanno affrontato prove differenti per i vari istituti. La versione di latino per i classici, problema di matematica per gli scientifici e altre scelte dalla commissione a seconda della materia di indirizzo. Sono finalmente terminate le prove scritte. Come pensi sia andata? Penso sia andata normale. Alla fine ho fatto quello che riuscivo a fare. Ho fatto anche delle simulazioni a scuola con la prof e alla fin fine qualcosa in mente ci avevo. L'esame finale si sta avvicinando. Ti sei preparato? Ti senti pronta? Sì, devo ripassare le ultime cose e alla fine sì, mi sento pronta. Per quando è programmato? Il 29 giugno. È programmato qualche viaggio o qualche uscita fuori porta per quest'estate? Sì, vado a Corfù con la mia compagnia. Pensavo peggio in realtà, però alla fine siamo andati abbastanza bene. Insomma, tra la prova di ieri e quella di oggi penso che il tema era molto fattibile, anche la prova di economia. Se ci si impegnava ci riusciva. Siete pronte per l'orale? ci proviamo. Ci stiamo preparando comunque, quindi dai, speriamo di arrivarci al meglio possibile. Ancora siamo una delle classi, cioè le ultime classi, quindi per il 5-6 luglio abbiamo l'orale, quindi ci riusciamo a prepararci. Come vi state preparando? Studiate insieme o individualmente? Io individualmente, perché preferisco, così posso ripetere ad alta voce. Anch'io stessa cosa. Invece avete in programma qualche viaggio o progetti futuri? Ancora no. Qualche viaggio si vedrà, spero di riuscire a farne qualcuno quest'estate. Programmi futuri ancora non lo so, tutto incerto. Cercherò di passare l'esame d'ammissione per l'università. Quale università hai scelto? Lingue e culture moderne. E anche la seconda prova si è conclusa. Come pensate sia andata? Bene, dai, speriamo tutto bene. Vedremo il risultato poi all'orale quando ce li ridaranno e speriamo bene.
Io sono abbastanza fiducioso, sinceramente, però spero bene, cioè non si sa mai. E anche l'orale si sta avvicinando, siete pronti? Sì, orale diciamo che cerchiamo di godercelo di più che nella prova scritta, quindi più tranquillo l'orale. Diciamo che pronti è ancora un parolone perché ci sono diverse materie da studiare, però dai, ci stiamo lavorando. Io non sono messo troppo bene, però adesso faccio di tutto per recuperare. Invece avete programmi o progetti futuri? Speriamo di entrare all'università e poi dopo da lì vediamo cosa fare. Quale università hai scelto? Economia Bologna, se riesco ad entrare, se no vediamo. Se dovessi fare università economia e commercio o ancora Urbino? Io avrei scelto scienze motorie sportive ad Urbino. Si svolgerà domani nell'azienda agricola Val di Castro a Fabriano la terza giornata di lavori dell'Osservatorio regionale per le politiche agricole e lo sviluppo rurale, un organismo permanente voluto dall'Assessorato all'Agricoltura delle Marche per creare un'occasione di ascolto e condividere idee ed esigenze in materia. Dopo gli appuntamenti di Frontone e Matelica, evidenziato il vicepresidente Mirko Carloni, assessore all'Agricoltura, questo osservatorio sarà dedicato alla strategia regionale per lo sviluppo rurale, resa possibile grazie al sostegno del PSR Marche e al percorso progettuale avviato per la prossima programmazione 2023-2027. Tra pochi giorni la pista ciclabile Fano Fenile sarà illuminata, lo fa sapere l'assessore Barbara Brunori. Nel frattempo, aggiunto, siamo intervenuti con nuovi punti luce sull'attraversamento pedonale di Fosso Seiore per renderlo più sicuro. Poi procederemo con una nuova illuminazione in via del Fiume, via Chiaruccia e via Cappellini. Invece, dopo le segnalazioni di alcuni residenti, domani verrà ultimato l'intervento di messa in sicurezza dei ponteggi e delle pannellature continue installate sull'ex asilo Manfrini. Infatti, poche settimane fa, una tavola di legno era caduta su un mezzo in sosta. Ad eseguire i lavori, l'Agenzia del Demanio di Ancona, su richiesta del Comune di Fano. Ci spostiamo ad Ascoli Piceno, dove domani si terrà un incontro dedicato al super bonus 110%, in particolare sugli aspetti economici del progetto originale e le modifiche apportate. Si chiama Superbonus 110% Verità e Inganni ed è il titolo dell'incontro che si svolgerà domani ad Ascoli Piceno. Chi saranno i relatori e che cosa verrà trattato nello specifico? I relatori sono Fabio Conditi, l'ingegner Fabio Conditi, vicepresidente dell'associazione Moneta Positiva e ideatore del progetto stesso, lui è l'ideatore del progetto 110%, e il vicepresidente della stessa associazione, Stefano Di Francesco, per affrontare questo tema così attuale e così scottante in questo momento. Quindi si cercherà di fare un po' di chiarezza? Si cercherà di fare un po' di chiarezza, come dice chiaramente il titolo, verità e inganni. Verità perché in realtà quello che ci teniamo a far sapere, che l'ideatore del progetto, l'ingegner Conditi, ci tiene a chiarire, è che la sua idea progettuale nasce da una considerazione di tipo economico e il progetto inserito all'interno di un piano più esteso ha la finalità proprio di cercare di recuperare un aspetto economico, è rilanciare le imprese, l'impresa Italia attraverso le imprese edilizie. Diverse modifiche, diversi rimaneggiamenti che sono stati applicati al progetto hanno modificato un po' questo stato e ridotto le sue potenzialità fino a creare un certo tipo di problematicità. Quindi ci teniamo a far chiarezza a questo riguardo. Cosa doveva essere il progetto, cosa poteva essere dal punto di vista economico e fiscale, ripeto, non dal punto di vista tecnico edilizio, e cosa invece è diventato, cosa è successo. Quindi si farà un primo quadro dello stato attuale di questa proposta. Da chi è organizzata l'iniziativa e dove si svolgerà? L'iniziativa è organizzata dalla nostra associazione, un'associazione culturale Francesco Stabili, che è un'associazione di recente costituzione mantenuta da un gruppo di attivisti liberi cittadini che hanno la volontà, la volontarietà, lo scopo e l'impegno di recuperare i valori del territorio e di diffondere informazioni per creare una partecipazione, quindi costruire una comunità
consapevole e partecipata. Si svolgerà ad Ascoli Piceno, presso la Pinacoteca Civica, Sala della Vittoria, a partire dalle ore 18 di venerdì 24. C'è grande attesa a Mondolfo per la cittadinanza onoraria a Francesco Guccini. Il riconoscimento verrà consegnato sabato sera in occasione del sesto appuntamento con la rassegna letteraria Come un libro all'aperto. E ormai è arrivata al cuore della sua programmazione la rassegna letteraria Come un libro all'aperto, partita lo scorso 16 giugno tra i luoghi più suggestivi di Marotta e Mondolfo. L'evento, organizzato dal Comune in collaborazione con il Mondadori Bookstore di Fano, prosegue sabato 25 giugno. Protagonista della serata, Francesco Guccini, che riceverà dall'amministrazione comunale la cittadinanza onoraria per benemerenze nel campo della cultura. Una scelta maturata in virtù del profondo legame di affezione che da tempo il noto cantautore scrittore nutre nei confronti della comunità. Infatti, proprio nella residenza municipale di Mondolfo, nel 2011 si è sposato con Raffaella Zuccari ed è solito frequentare il borgo nei periodi estivi e ogni qualvolta desidera trascorrere un periodo di riposo. Sindaco, siamo più o meno a metà rassegna, qual è il riscontro? Ma il riscontro è molto positivo, quindi gli incontri sono stati molto partecipati, 5 incontri con Bussola, Livi, Baldelli, Marino Bartoletti, Marina Rei, quindi grandi autori del panorama culturale italiano. C'è stata tanta partecipazione, tanto entusiasmo in cui il pubblico ha potuto confrontarsi tu per tu con gli autori, quindi delle belle serate, degli incontri piacevoli e interessanti, e ora proseguiremo con sabato con uno degli eventi clou di questa rassegna letteraria. Si partirà in realtà dal mattino? Si parte dal mattino, alle ore 11 avremo il Consiglio Comunale dove delibereremo ufficialmente il conferimento della cittadinanza onoraria a Francesco Guccini, e poi alle ore 21 in Piazza del Comune avremo un momento istituzionale nel preserata proprio per conferire ufficialmente la cittadinanza onoraria al maestro e poi si partirà con la presentazione del suo ultimo libro Tre Cene. Ci sarà Sara Zambotti ad intervistarlo, conduttrice del Cater Raduno, quindi sarà un'altra giornata e una giornata soprattutto speciale per la comunità di Mondolfo. Prossimi appuntamenti il 6-7 luglio. Sì, questa rassegna letteraria ha una particolarità che è diffusa nello spazio e nel tempo, e quindi gli incontri sono in diversi luoghi suggestivi del nostro territorio di Mondolfo e Marotta, e quindi lo spettatore, oltre a godersi la serata con l'autore, ha la possibilità appunto di conoscere il nostro territorio. E ci saranno altri due grandi incontri, uno il 6 luglio con Teo Teocoli e Gabriella Mancini e il 7 luglio ai Giardini della Rocca con Umberto Galimberti. A Fano invece continuano gli appuntamenti di Passaggi Festival. Ieri una folla di fanesi turisti ha accolto Roberto Saviano, arrivato con la scorta, Franco Gabrielli e Mario Giordano. Nino sentiva solo il suo pianto, e più lo sentiva più si allarmava, perché in TV hanno detto soltanto che c'è stato un attentato a Falcone e alla moglie e che entrambi sono gravemente feriti. Mi rispondi Paolo, insisteva, rispondimi, come sta Giovanni? E allora Paolo gliel'ha detto, è morto un minuto fa tra le mie braccia. Nino non ha risposto a nulla, c'è stato un tonfo, poi è caduta la linea. Un colpo d'occhio straordinario al Pincio di Fano, gremito di gente che non è voluta mancare all'incontro con Roberto Saviano, ospite di Passaggi Festival. Lo scrittore è arrivato mercoledì pomeriggio con la scorta, ha conversato con Marino Sinibaldi, presidente del Centro per il Libro e la Lettura, ad accompagnarli un pubblico eterogeneo, rispettoso ed attento di fronte alla trattazione di un tema non facile come quello della lotta alla mafia. Solo è il coraggio, questo è il titolo del romanzo di Roberto Saviano. Quale significato racchiude? È il tentativo di scrivere la vita di Giovanni Falcone sotto forma di romanzo. Attenzione, nulla è inventato, infatti ogni capitolo ha la bibliografia. E racconta come Giovanni Falcone scelga il coraggio si sceglie, non si nasce muniti di coraggio. Ed è una storia incredibile, la storia incredibile del pool antimafia, la storia incredibile di un uomo tradito e lasciato solo,
un uomo coraggioso che fino alla fine spera di poter, con lo strumento del diritto, cambiare il paese in cui vive. Lei dice: il coraggio si sceglie, non è una cosa scontata, è facile? No, non è facile. E cos'è coraggio? È coraggio innanzitutto un discernimento, quello che è bene e quello che è male. E una volta riconosciuto il bene, sceglierlo indipendentemente dalle conseguenze. Non è una cosa facile, per questo quando si sceglie il coraggio spesso si rimane soli. Però è anche vero che se deroghi, cioè se non scegli di essere coraggioso, se decidi di intraprendere la strada più protetta, solo in apparenza ti stai difendendo, in verità perdi il senso della tua vita stessa. Quindi il coraggio, e questo Falcone l'ha insegnato, lo scegli anche perché stai scegliendo te stesso, il senso per cui la tua vita ha assunto significato. Partecipato anche l'appuntamento con il prefetto ed ex capo della polizia Franco Gabrielli, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alla sicurezza della Repubblica. Naufragi e nuovi approdi, un libro nato da una grande tragedia, nonché una riflessione su un tema più che mai attuale. Da cosa è stata motivata la scelta di questo libro? Beh, innanzitutto il libro si colloca al decennale dell'evento. Avevo ricevuto qualche sollecitazione a scrivere qualcosa e ovviamente scrivendo della Concordia è diventata anche l'occasione per fare una riflessione sul Servizio Nazionale di Protezione Civile, che purtroppo, come spesso accade nel nostro paese, ci si accorge dell'importanza e delle criticità soltanto quando poi avvengono eventi tragici, senza tenere in debita considerazione che questi sono sistemi complessi, articolati e che hanno bisogno anche di una manutenzione e di un'attenzione che va al di là degli eventi calamitosi o delle tragedie che li pongono alla ribalta e all'attenzione dell'opinione pubblica. È seguito in piazza 20 Settembre l'incontro con il giornalista e conduttore televisivo Mario Giordano, che ha presentato Tromboni, tutte le bugie di chi ha sempre la verità in tasca, edito da Rizzoli. Questa sera la presentazione del suo libro. Chi sono i Tromboni e che cosa l'ha spinto a parlarne? Tromboni sono quelli che hanno sempre la verità in tasca e si sono moltiplicati negli ultimi 2 anni e mezzo che abbiamo vissuto, da un'emergenza all'altra. Quelli che comparivano sulle TV a dare ricette preconfezionate si sono moltiplicati, e io penso che anche di fronte all'emergenza invece sia necessario continuare a pensare con la nostra testa, esercitando l'arte sovrana del dubbio. E io spero di aver scritto questo libro per fare un piccolo manuale di autodifesa dai tromboni, quelli che si presentano con le verità in tasca per fregarci, e quindi per dare la possibilità a tutti di continuare, anche attraverso le emergenze e le difficoltà, ma fare la cosa più bella che sia, che credo si faccia regolarmente su questa piazza, cioè di pensare con la propria testa. Quindi io vado a individuare i tromboni dall'economia all'ambiente, alla scienza, quanti ne abbiamo visti, al giornalismo, quindi facendo anche un po' di sana autocritica, cercando di raccontarlo in modo divertente, in modo che possa essere anche, si possa leggere anche sotto l'ombrellone, ma che dia, ecco, appunto uno stimolo in un periodo in cui abbiamo sentito tante verità, pensieri unici, un conformismo. Io dico sempre, è un periodo in cui tutti suonano le trombe, no? Perché è facile suonare le trombe, e invece forse se impariamo a suonare i tromboni evitiamo di rimanere trombati. E adesso le vostre segnalazioni. Un reporter di strada ha documentato il pessimo stato, così l'ha definito, in cui si trova la cunetta lungo la Flaminia all'altezza della nuova scuola di Cucurano di Fano. Hanno lasciato come sempre gli sfalci dell'erba sulla cunetta, ci ha scritto il telespettatore. Poi ha proseguito: al primo quazzone si allaga tutto, oltre alla pericolosità per i pedoni che non hanno più lo spazio per camminare in sicurezza, e che non pensino solo a fare le ciclabili in città per fare gli splendidi, facendo vedere che siamo all'avanguardia, ha commentato. La stessa situazione si ripete anche a Rosciano, non si può vedere tutta questa incuria. Dall'1 al 3 luglio torna a Fano il Palio delle Contrade, con rievocazioni storiche, sfide e spettacoli. Tra le novità, il gemellaggio con gli sbandieratori di Rastatt, e la seconda località che accoglierà l'evento, il Pincio di Fano.
Diventa sempre più un evento diffuso e accurato il Palio delle Contrade, che quest'anno, per la nona edizione, si allarga anche ad altri luoghi suggestivi del centro storico di Fano. Da venerdì 1 a domenica 3 luglio il gruppo storico La Pandolfaccia farà immergere i visitatori nell'atmosfera medievale con rievocazioni, attività per bambini, mercatini e spettacoli. L'evento è patrocinato dal Comune e dalla Regione. Fervono i preparativi, dopo 2 anni di pandemia si riparte a pieno ritmo venerdì. Sì, si riparte pieno, finalmente la prima edizione con le contrade, ripartiamo però il venerdì con il gemellaggio artistico, accoglieremo gli amici tedeschi di Rastatt e faremo un bello spettacolo al Pincio di Fano, dove sarà allestito l'area il venerdì con una taverna, con tutti i giochi per i bambini, quindi accoglieremo il venerdì nell'area Pincio con questi spettacoli. Poi andremo avanti con il programma delle altre giornate, il sabato ci sarà il matrimonio di Pandolfo III, partirà la corte malatestiana, la piazza e via Arco d'Augusto con gli antichi mestieri. Quindi sarà l'occasione per vivere tre giornate di aria medievale all'interno del centro storico di Fano. Al Pincio, denominato per l'occasione Piazza delle Armi, non mancheranno il cimitero medievale, armi d'assedio e di tortura. Un'altra area coinvolta sarà quella di Piazza Miani, dietro la Memo, dove verrà ricostruito un accampamento storico degli armati della Pandolfaccia, oltre al campo degli arcieri del Liocorno di Fano. Qui sarà possibile per le persone dai 6 anni in su provare a scoccare una freccia, ma per la compagnia malatestiana, come annunciato dal presidente Emilio Augusto Benini, gli impegni inizieranno già dalle 8.30 di domenica 26 giugno, quando alla pineta di Ponte Metauro si svolgerà una tappa del campionato italiano. Gli arcieri avranno 3 bersagli da battere di diverse dimensioni, invece il 3 luglio saranno protagonisti di una disfida tra le 4 contrade, Castel dei Mammoli, Vescovado, San Francesco e Portanova. La sera stessa invece in piazza 20 settembre, chiamata piazza Cassero di Malatesta, alle ore 21 avrà inizio la prova del tiro alla fune che determinerà la contrada che si aggiudicherà il Palio 2022. L'intero programma è consultabile sul sito ufficiale e sulle pagine social della manifestazione. Sarà tutto allestito dalle ore 19. Tutto quanto pronto, si potrà visitare la città, si potrà cenare nei ristoranti, mentre magari di fianco qualcuno ti suona un po' di musica medievale, ti vedi sfilare qualche corteo, quindi sarà l'occasione per respirare un'aria medievale. Presenti alla conferenza stampa anche il vicepresidente della Pandolfaccia Danilo Filipponi e l'assessore Etel Lucarelli, che ha fatto un plauso all'associazione che da oltre 30 anni si prodiga per raccontare a fanesi e turisti questo spaccato fondamentale della storia della nostra città. Ragazzi che ovviamente in questi 2 anni di pandemia hanno fatto difficoltà, hanno cercato di valorizzare al meglio la città, finalmente ci troviamo in un periodo dove la stagione permette e quindi l'1, il 2 e il 3, insomma il periodo malatestiano, quindi Pandolfo, Paola Bianca, tutta la corte e tante attività risplenderanno nella nostra città per rievocare questo fantastico periodo storico che racconta tanto della città e che ancora si sa raccontare con i grandi monumenti che sono presenti nella città di Fano. Quindi l'immagine è, visto che sono già presenti tanti turisti e la prospettiva è che a luglio sarà pieno, insomma la bellezza di raccontare questo momento della nostra storia è veramente tanta. Ancora eventi, sabato 25 giugno alle ore 18 nella Pinacoteca San Domenico a Fano verrà presentata la nuova raccolta di poesie Affreschi strappati. Si tratta dell'ultimo lavoro editoriale di Giuseppe Settanni per Ensemble Edizioni. L'opera segna la maturità artistica del poeta e offre al lettore stimoli e suggestioni per un'analisi interiore del tutto inedita. Settanni, avvocato e docente universitario, già vincitore del premio Ossi di Seppia e del premio Ario Dante Mariani, dialogherà con Ilaria Triggiani. Durante l'iniziativa ad ingresso libero è previsto un intermezzo musicale a cura del duo Trepi. Fa un salto nelle Marche, questo lo slogan scelto per la campagna social di promozione al Via da oggi sui canali social. La Regione infatti ha deciso di affidare al campione anconetano di salto in alto, Gianmarco Tamberi, il oro olimpico a Tokyo 2020, la sfida di promuovere il territorio marchigiano attraverso una campagna che sarà veicolata appunto sui social. Tra la natura incontaminata, i centri storici, i musei e i monumenti più conosciuti, il campione invita tutti a fare un salto nelle Marche. Le riprese si sono svolte in 5 località marchigiane, comprendo tutte le province.
con questa notizia chiudiamo il nostro telegiornale. Tra poco trasmetteremo uno speciale dedicato alla seconda serata di Decamerone 2022. L'appuntamento con l'informazione invece torna domani mattina alle 7 insieme a Massimo Foghetti. Buona serata a tutti.